sane, corrette stili di vita da parte degli sportivi, nel suo ruolo di assessore allo sport, come si inserisce nel contesto cittadino lo sport a Genova? Beh, abbiamo toccato aspetti fondamentali che anche per l'amministrazione sono davvero importanti e l'impegno è massimo per portarli avanti. Lo sport è un pilastro della nostra vita e così anche come comune lo portiamo avanti in tutte le sue declinazioni, ovviamente, quindi sia della componente agonistica ma anche lo sport inteso come stile di vita attivo, stile di vita sano e anche legato ovviamente a tutto l'aspetto outdoor di valorizzazione del nostro patrimonio, perché lo sport come gli eventi sportivi non sono solo fini a se stessi ma hanno ricadute sul territorio e abbracciano ovviamente tantissime altre tematiche dell'amministrazione. Allora, Claudia Terzia, quanto è importante l'alimentazione prima di entrare in vasca? L'alimentazione è uno degli aspetti fondamentali, penso, di qualsiasi sport, perché è proprio la benzina che serve al nostro corpo per poi andare avanti, se no senza l'alimentazione corretta si fa poca strada. Questo sport che è sia esplosivo ma anche di grande necessità di grande energia, quanto impatta nella tua vita? Impatta molto, nel senso che una cattiva alimentazione non riesce a seguire gli allenamenti, non riesce a raggiungere gli obiettivi che ti poni. È importante soprattutto avere un'alimentazione equilibrata, ricordarsi di bere, di mangiare prima che arrivi la fame, di reintegrare tutto quello che perdi durante l'allenamento per poi riuscire a crescere e far sì che l'allenamento porti i suoi frutti.